Sempre un piacere essere qua. Quest'anno ho qualche elemento, diciamo così, di soddisfazione in più per alcune notizie che sono emerse dal nostro lavoro. Curve siano destinate ad allontanarsi in senso opposto. Quello che noi facciamo nella prevenzione del cancro è infinitamente meno di quello che siamo riusciti a fare nella prevenzione cardiovascolare. Se prendiamo l'andamento della mortalità nei diversi tumori, ci osserviamo non solo che il polmone rimane il principale protagonista, ma che certi fenomeni hanno ottenuto modificazioni della mortalità che andavano in senso inverso a quello che volevamo. Per esempio, nei maschi, negli Stati Uniti, l'introduzione del PSA si è tradotta in un significativo aumento della mortalità negli anni. Mentre ovviamente il calo della mortalità anche del cancro del polmone è il principale fattore che determina e si porta dietro tutta la diminuzione globale, questo vale per gli Stati Uniti, l'Europa, l'Italia e quali. Nelle donne, inversamente, l'aumento della mortalità per il cancro del polmone ha fatto protagonista, almeno fino agli anni 2000. Come voi vedete, l'introduzione della mammografia negli anni 70 non ha prodotto alcuna modificazione della mortalità per oltre 30 anni nella popolazione americana, si vede la stessa cosa in Europa, si vede la stessa cosa in Italia, però ovviamente queste sono cose di cui non si può parlare perché entrano in una sequenza di tabù in cui non si può entrare. Però riferiamo ai polmoni, l'incidenza e mortalità sono negli uomini molto diminuite e seguono di 30 anni la diminuzione della proporzione dei fumatori rispetto a quello che diceva stamattina nella sua relazione. Io mi ricordo che quando avevo 18 anni nella mia classe fumava l'80% dei ragazzi, 80%. È cambiato qualche cosa sicuramente. I dati la presentazione 6 mesi fa, prematura, a mio modo di vedere, dei dati dello studio americano sullo screening, ha, come sempre, scatenato sulla pubblica informazione una serie di sparate la cui opportunità è francamente molto discutibile. Io penso sia discutibile comunque interrompere uno studio della comunità prima del tempo, perché la storia ci insegna che tutte le interruzioni premature per motivi etici o per un presunto effetto poi nel tempo dimostrano che questo effetto era quantomeno esagerato o addirittura scompariva nel tempo. Quindi purtroppo il passato non dice bene dell'interruzione prematura. Comunque, i dati dello studio americano con una riduzione di mortalità apparente del 20% per cancro del polmone e del 7% globale hanno ovviamente scatenato una serie di richieste, compresa quella di che l'attacco deve diventare uno standard fornito dal sistema sanitario nazionale. Lo studio americano ha delle particolarità, la maggioranza che sono ex fumatori, con un'elevata scolarità, college, ma e soprattutto non ha un raggio di controllo perché confronta l'attacco con l'asta del torace, quindi non è un punto controllato. Questi sono slide che ho avuto per cortesia dalla Christine Berg e quindi ci dicono che c'è una differenza che si compara a partire da 3-4 anni dopo, sia nella mortalità per tumore polmonare che nella mortalità per tutte le cause. Però curiosamente questa diapositiva, che appunto è la della Christine Berg, che si ha un asse 90-100, che è un po' strano, perché Pito diceva di mai presentare curve che abbiano un asse che non parte da zero, e se noi l'asse lo facciamo partire da zero, la stessa curva ha un altro significato, cioè vale a dire c'è stile di differenza, ma è così piccola che ci vuole una tesi di gradimento per vederla, e non è detto che questa continui. Cosa si paga? Si paga che comunque in queste 50.000 persone, 25.000 hanno fatto, come sapete, un attacco per 3 volte, più di un quarto avevano un attacco considerato positiva per cancro, sospetta. Un quarto sono un fenomeno fantastico, un numero astronomico, perché per chi poi deve prendere in mano queste attacche e capire se veramente c'è qualcosa o non c'è qualcosa, è molto dura e i costi sia in termini economici che in termini di danni e di rischio
che determinano tutta questa massa mole enorme di esami che vengono scaricati sulla popolazione a rischio, il cui rischio vero, voi vedete, sul totale dei sospetti, un 3% hanno poi alimentato, quindi un'enorme quantità di soggetti che vengono considerati sospetti per cancro, cui soltanto una piccolissima parte ha veramente un cancro. Per fortuna in Europa abbiamo una serie di studi randomizzati in corso che hanno un gruppo di controllo, cioè in cui c'è una randomizzazione con una popolazione di fattori che non fa niente, per fortuna. Quindi avremo sicuramente dei dati. Il primo dato, lo sapete, è stato pubblicato nel 2009 sul Blue Journal ed è il primo studio italiano che dimostra nessun effetto protettivo, è vero, in pochi casi, solo 3 anni di osservazione, comunque nessun effetto. Quindi se c'è un effetto, questo effetto è molto piccolo. Quest'anno abbiamo fatto una conferenza di consenso a Pisa in cui tutti i responsabili, il settore responsabile degli studi organizzati europei insieme al gruppo dell'SIA sono riuniti e hanno fatto un documento di consenso che ha una serie di considerazioni, poi noi abbiamo trasmesso anche al Ministro Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, e che in sostanza dicono è opportuno attendere il risultato degli studi europei prima di prendere delle decisioni in merito alla popolazione e forzati un poco dai dati dell'NST, stiamo programmando un'analisi ad interim degli studi europei nel 2012, se questa si rivelerà possibile, io penso che ci siano elementi per comunque arrivare ad una valutazione di che cosa è successo in Europa negli studi randomizzati. Ci sono sicuramente, questo fa parte sempre del consenso che abbiamo firmato a Pisa, ci sono una serie di punti che devono essere valutati prima di prendere qualsiasi decisione sulla popolazione. Noi non abbiamo ancora idea di qual è la vera target di un programma di screening, di qual è il rischio individuale. Non abbiamo idea di come i biomarcatori possono essere utilizzati nella definizione del rischio individuale. Non sappiamo quale sia il modo ottimale di gestire i nodi polmonari che si vedono all'attacco. Non sappiamo come, quando, con che frequenza, quante volte fare l'attacco. Ne sentono i bisogni, ovviamente gli inglesi partono quest'anno con uno studio randomizzato in cui si fa un singolo esame nella vita, una sola volta, contro qualsiasi logica in una patologia cronica, noi sappiamo che quindi sarebbe un rischio costante nel tempo, perché una sola volta, perché nessuno ha idea di che cosa si debba fare, non sappiamo qual è la dimensione dell'effetto di sovradiagnosi, quindi sovratrattamento. Se noi dovessimo ultimarlo da quello che è successo nel campo della prostata, sappiamo che è un'entità molto importante della sovradiagnosi, il sovratrattamento, cioè il trattamento di una patologia non evolutiva. Il rapporto costo-efficacia non ne parliamo neanche. L'efficacia selettiva del rapporto al fumo, questa è un'altra cosa abbastanza curiosa. L'NST è uno studio che è diviso in due, metà sono fumatori e metà sono fumatori. Però, quando hanno mandato i dati, hanno deciso di non fare analisi di tutto il gruppo. Perché tutto il gruppo è una cosa, ma andare a vedere cosa succede della metà dei fumatori, della metà dei fumatori, non è un'analisi di tutto il gruppo, è una cosa concettualmente programmata. Sembra che qualche cosa verrà presentato, almeno così ha promesso da quest'inverno, che quest'anno al Congresso Mondiale di Lugno sul cancro del polmone presenterà dei dati in cui valutano se c'è un effetto diverso fa l'attacco dopo aver smesso di fumare rispetto a chi continua a fumare. Io penso che qualche effetto ci potrebbe essere, perché il fumo è sempre modulato qualsiasi intervento, dai trattamenti alla vita. Lo studio MILD è partito nel 2005, rispetto a tutti gli altri studi noi abbiamo introdotto una seconda randomizzazione, cioè nel gruppo che faceva l'attacco abbiamo randomizzato attacco annuale verso ogni 2 anni, è l'unica esperienza al mondo questo tipo. Quest'anno i dati saranno disponibili, li presenteremo, i dati del confronto di un anno o 2 anni, li presentiamo appunto al Congresso Mondiale ad Amsterdam e sono, dal punto di vista, molto interessanti. Nel nostro studio il 60% dei soggetti hanno lesioni nodulari, però il nostro protocollo è molto, diciamo, selettivo a maglia larga e quindi abbiamo una percentuale di richiami che è molto bassa, in realtà il recall rate al primo esame è soltanto il 13%, il nostro, diciamo, frequenza diagnostica è vicina all'1%, quindi è grosso modo nelle frequenze attese. Quindi abbiamo una prevalenza.
prevalenza del gruppo TAC leggermente, perché lo studio è iniziato in un momento in cui non c'era concesso per l'abitatore il controllo. Quindi abbiamo fatto, penso, dello studio 1 verso 2, poi abbiamo gradualmente implementato. Le cose di cui vorrei parlare come aspetti nuovi sono non solo gli aspetti collaterali dello studio MIS, cioè questo è uno studio già pubblicato nel 2009, quindi ne ho già parlato, conferma che i pazienti con una riduzione anche minima della funzione polmonare hanno un rischio maggiore di cancro nello screening e nelle donne questo rischio è più elevato. Invece l'enfisema no, questi sono dati, sono in pubblicazione adesso, il nostro è uno studio che in qualche maniera conferma qualcosa fatto da altri, ma grandi numeri, l'enfisema di per sé non comporta una modificazione di vita. Invece l'aumento delle calcificazioni coronariche, che questo è un'altra pubblicazione, non solo aumenta il rischio di mortalità cardiovascolare, che è dimostrato e no, ma aumenta anche il rischio di cancro. E questa è una cosa che non era mai stata presentata in maniera chiara. Perché le calcificazioni coronariche aumentano il cancro di mortalità cardiovascolare? Probabilmente perché i mediatori di infiammazione cronica sono comuni e l'effetto infiammatorio che si misura sulle coronarie è anche un indicatore dell'infiammazione cronica polmonare. L'EP1000 è finalmente decollato grazie al finanziamento dell'Istituto di Sanità. L'obiettivo è quello non solo di raggiungere 1000 sugli EP1000, che tutto sommato potrebbe anche essere un obiettivo scarso, ma è quello di estendere il reclutamento, la pratica dello screening con le modalità di esecuzione dell'attacco, la standardizzazione delle procedure in diversi centri in Italia. Questo è una priorità, perché inevitabilmente quando saranno fuori i dati pubblicati dello studio americano, tantissime persone su base volontaria vorranno farlo, il minimo che noi possiamo fare è dirgli dove andarlo a fare con il minore rischio possibile. Ammesso che un po' più ci sia. Il minore rischio possibile significa, non so cosa è successo, significa che ci devono essere dei centri a livello nazionale, pochi, magari, ma ben organizzati, che siano in grado di far fronte a questa domanda e fornire questo tipo di procedura con il massimo standard di qualità e il minimo livello di rischio. Ovviamente ci sono degli scopi che sono anche quello di sperimentare la proteomica e la collaborazione con l'Italia USA sulla sieroproteomica, che è un altro elemento molto importante. Ma questi sono i centri che si sono registrati, di cui due sono già partiti, Pascale di Napoli, il Mediterraneo di Catania, ma altri, voi vedete, uno a Roma, sono pronti a partire, uno a Bari, uno a Treviso, uno a Nardini, finalmente parte, quindi avremo un network di centri che ovviamente si uniscono ad altri centri che non partecipano al PIL, ma che hanno esperienza nel campo della diagnosi. Due parole sul progetto CGM Varenicrina, è uno studio che abbiamo fatto partire l'anno scorso con il finanziamento del Ministero della Salute. Si propone di testare l'uso della varenicrina nei soggetti sottoposti a screening per aumentare la percentuale di ex fumatori per coloro che fanno l'attacco virale dal 2% per anno, che è, diciamo, oggi lo standard, ad oltre il 20% in 12 mesi. Questo era l'obiettivo. E poi vedere se la in qualche maniera potrà essere integrata in futuro in maniera ottimale in qualsiasi procedura di anticipazione diagnostica. 600 fumatori, che era l'obiettivo, sono già sottoposti a counseling per almeno un anno. In realtà la maggior parte di questi avevano già fatto counseling nel nostro studio per 4, 3, 4, 5 anni senza risolvere, sono i veri refrattari. Quindi fallimento del counseling, e questo abbiamo associato anche il danno funzionale misurato la spirometria. Ci abbiamo visto, cercando di vedere se poter dire al fumatore che ha un danno già misurabile in qualche modo attivo lo stimola a partecipare ad un programma di prevenzione farmacologica. Ad oggi noi abbiamo raggiunto praticamente l'obiettivo dei nostri 200 casi, l'Humanitas è ancora indietro. L'altro centro, che è Ginevra di Roma, ha fatto, ahimè, un po' poco in termini di reclutamento, ma noi speriamo che possa fare nel prossimo anno. I dati che riguardano il percentuale di quei treti in questa popolazione particolarmente resistente sono assolutamente incoraggianti.
fatto un caso complessivo senza successo, quindi sono soggetti che noi dobbiamo considerare appartengano a quel gruppo che si chiama Zoccolo Duro. Noi chiederemo al Ministero di rifinanziare questo studio con una popolazione molto più grande e anche chiederemo alla Pfizer di darci la mano almeno di evitare di comprare il farmaco a prezzo di mercato come abbiamo fatto per questo studio. L'altra cosa positiva di cui vorrei parlare negli ultimi 2 minuti è quello dei marcatori del sangue. Finalmente abbiamo un dato molto interessante, dopo 15 anni di lavoro sui marcatori circolanti abbiamo trovato qualcosa che sembra essere più efficace, più predittivo, ed è lo studio sui microRNA. Sapete che i microRNA sono una classe di componenti del DNA che viene oggi intensamente studiati in tutte le patologie, non solo nelle patologie neoplastiche, sempre i microRNA sono dei regolatori di una serie di processi biologici, anche se sono diciamo, una componente non codificante del DNA. Lo studio che abbiamo pubblicato quest'anno, a febbraio, su CNAS, è uno studio particolarmente importante perché è uno studio non solo di diagnosi, ma di diagnosi della malattia, cioè nei soggetti che avevano erano in corso di screening e noi siamo andati a vedere se l'esame del sangue è in grado di stabilire chi ha un cancro rispetto a chi non ce l'ha, ma anche 1 o 2 anni prima della diagnosi con l'attacco e poi quindi il marcatore di rischio e poi se è in grado di separare quelli che hanno una malattia poco aggressiva da quelli che hanno una malattia molto aggressiva. E questo sembra essere quindi predizione della presenza, predizione del rischio, ma non del rischio in generale, del rischio di una malattia aggressiva rispetto a una malattia indolente, quindi con tutta una serie di implicazioni sulla capacità di modulare la sovradiagnosi. Quello che è nuovo di questo protocollo che abbiamo impiegato è l'uso dei ratio, cioè dei rapporti tra MIRN invece che del livello assoluto di ciascuno dei MIRN. Noi ne abbiamo testati 400, ne abbiamo dedicati una ventina che funzionano, sono leggermente diversi tra i MIRN che predicono il rischio da quelli che predicono la presenza di malattia, quindi c'è la possibilità di fare una serie di valutazioni su un singolo esame. La specificità è molto elevata, prossima al 100%, i numeri sono piccoli, ma se fossero veri nella realtà implicherebbero una sostanziale modificazione del nostro approccio al concetto di rischio. Questo è il motivo per cui abbiamo lanciato lo studio BioMild, che è uno studio nuovo prospettico che si propone di validare il profilo dei MIRN su una larga popolazione, con lo scopo di passare rapidamente ad un discorso di terapie mirate sul profilo biologico, non solo i farmaci come noi sappiamo, ma anche della chirurgia. Noi pensiamo che si possa arrivare a modulare la chirurgia sulla base del profilo biologico, decidendo anche di non trattare persone che hanno una malattia indolente e non necessita di trattamento. Questo è il disegno dello studio che abbiamo sottoposto all'AIEC e sottoporremo anche nei prossimi giorni, questa settimana, all'NIH. Ci sono buone possibilità che l'NIH americana finanzi questo studio, anche perché avremo un partner in centro di ricerca degli Stati Uniti molto importante. L'obiettivo è quello di dividere la popolazione dei fumatori che vogliono fare prevenzione in 3 popolazioni sostanzialmente. Il 90% che hanno un profilo di MIRN assolutamente di non malattia e che quindi non hanno bisogno poi in sostanza di fare nient'altro. Un gruppo intorno all'8-9% che dovrebbe avere un profilo di MIRN a basso rischio, quindi nel test di monitoraggio, ma non necessariamente di intervento. E invece un profilo, un gruppo molto più piccolo, come stimiamo intorno all'1% soggetti con un profilo di MIRN ad alto rischio che necessitano procedure più intensive, che vanno al di là anche dell'attacco, quindi con la tenera corporea e la pelle se è necessario. Questo è il sito, noi contiamo in realtà con oggi di lanciare questa campagna, ma purtroppo le vicende italiane, anche quelle elettorali, ci hanno totalmente spiazzato, quindi abbiamo deciso di far scivolare un pochino la cosa. No, però ci spiazzate. Bravo, sì, infatti per noi è un danno minore, comunque il sito è attivo il numero verde, ci si può già registrare, noi contiamo nei prossimi 6 mesi di reclutare i 4.000 persone che ci servono per questo studio, per i volontari e quindi anche approfitto del fatto che ci sono presenti persone
impegnata nella prevenzione del centro di fumo, eccetera, vorrei che fosse possibile ci desse una mano ad aiutare i volontari, e questo è veramente un testo molto semplice, molto affidabile, e che noi vorremmo validare nel meno di un anno. Stiamo attrezzando per gestire un numero di campioni sufficiente a permetterci di completare questa popolazione di 4-5.000 persone nei prossimi 12 mesi. Io quindi chiuderei qui, spero della vostra collaborazione per raggiungere questo.